Ecco chi c'è con noi qua, vieni qui, vieni qui. Eccoci qua, oggi ce ne andiamo a vedere il lavoro che hanno fatto sul sentiero delle Silve, che abbiamo sempre chiamato Sirve, ma si chiama Silve. Intanto è doveroso chiamare in causa e ringraziare tutti i ragazzi che ci hanno lavorato, quindi grazie a Leonardo, Andrea, Lorenzo e Jacopo, perché hanno fatto un bel lavoro. Andremo a scoprirlo. Comunque tanto impegno e bisogna ringraziare, secondo me, tutti quelli che si impegnano per rendere fruibili i nostri monti da parte di tutti quelli che vanno in bicicletta. Quindi c'è un impegno da parte nostra, da parte anche di altri, però bisogna sempre ringraziarli e poi capire che c'è tanto tanto impegno per pulire un sentiero, un unico sentiero. Adesso andiamo a vederlo e vediamo un po' le migliorie che ci sono state da com'era prima a com'è adesso. Ok? Vai. Ciao. Andiamo, dai. Se ci va, come se sapesse la strada. Qui. Adesso corre, poi. Eccoci qua. Siamo in cima al sentiero. E subito per iniziare qui già le prime migliorie. Ecco qua i cartelli. Che secondo me già qui è un gran bel lavoro. Facciamo vedere bene che uno sa già dove andare. Il tiro del capriolo. Abbiamo tutti i dati. Difficoltà media. Quindi con un po' di accortezza è fattibile da tutti, ma l'abbiamo già visto. E questo il nuovo cartello delle Silve con i dati. E vediamo che la difficoltà è difficile. Quindi andarci un po' più con la testa. Andiamo a vedere e mi fermerò su tutte le varie migliorie che sono state fatte. I ragazzi, come ripeto, Leonardo, Jacopo, Andrea e Lorenzo hanno fatto sicuramente un gran lavoro, ma andiamo a scoprirlo, no? Ciao a tutti ragazzi, vi interrompo solo un attimo la visione per dirvi che se fermate il video e inquadrate questo codice QR, verrete indirizzati immediatamente al sito Strava dove potete trovare la traccia del sentiero in questione, le Silve. Ok? Ciao belli. Allora, ce ne andiamo giù piano piano e vediamo Scira che linea prende. Vai Scira, andiamo, dai! Ah, questo è il primo pezzo pedalato ed è sempre uguale, ovviamente pulito. Vai, vai! Va piano Scira, che dopo il primo pezzo di rilancio. Ecco qua, prima novità. Due novità. Prima novità, c'è la rete, quindi già fa capire che il lavoro è stato fatto in un certo modo. Altra novità laggiù in fondo. Vai Scira, facciamo il salto. Va. Un saltino da 40 centimetri. Atterraggio in discesa, è una figata. Per movimentare un po' questo rettilineo. Un bel lavoro. Un po' che non facevo questi video. Via, 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 via. Vai. Salta, dai. Scira, se non salti anche tu però. Tocca frenare un po', sennò arrivi. Se non freni, arrivi alla curva. Abbiamo frenato qui. Uno, tre, 5 metri. Beh, ci siamo, È evidente che bisogna forse rallentare un pochettino. Hai saltato anche tu, Scira. Dopo guardiamo, Primo pezzetto dei saltini fatti, adesso c'è una curvetta e un tornante che era bello sfondato già prima, andiamo a vedere un po' com'è. Andiamo giù piano piano, vedete? Ecco, sinistra e destra bello sfondato. Qua si entra bene veloce. Questo è un pezzo di raccordo per poi cominciare a andare giù in discesa. A me piace stare sempre qua sopra. Faccio 4 ciocchetti che comunque sono stati puliti. Bello. Poi un'altra picchiatina su una curva che io di solito taglio, eccola qua, qui, di solito mi piace passare in mezzo,
poi adesso comincia il sentiero vero e proprio da cui arriva la difficoltà, che è segnata come difficile, quindi si va un po' giù. Oggi è bagnato, anche abbastanza scivoloso, però cominciano queste curvette che sarebbero, vedi, eccola qua, curvettina, poi si entra in questo pezzo ancora di raccordo, no, perché non è né ripido né nient'altro. Qui bisogna stare attenti, perché se si va fuori sì, si tiene una linea dritta, oppure si salta sopra qui, però anche da qui secondo me linea dritta e via. Anche qui attenzione a non mettere fuori la ruota davanti, sentierino abbastanza stretto, soliti alberelli, e cominciano i tornantini, 1, 2, e poi subito il terzo, che o si prende largo o si taglia dritto, dopo quando si va un po' più spediti. E anche qui c'era l'opzione di andare dentro dritti, ma ci hanno messo questo tronco, che sennò si sarebbe passato proprio così, quindi evitiamo il tronco e facciamo la curva così. E l'ultimo tornantino, e qui sì che si taglia. Poi attenzione alle radicette, che quando è bagnato scivolano un bel po', e poi si entra in questo pezzettino anche qua dove si può mollare i freni, e si va dentro con la terra, che questa qua tiene molto di più rispetto a prima. E qui un altro pezzetto che stanno inventando, linea ovviamente più veloce, vabbè, la linea interna, però se si sale qui si riesce a fare questo bel droppino, che sarà di 1,5 metri. C'è a vedere l'atterraggio, che è un po' piatto, però ecco, si viene da là e si passa via lisci, oppure ci si allarga e droppino. Qui pezzettino sempre, stare attenti alle radici perché sono bastardo questo terreno, però ecco qua, qua anche qua si salta, questo è un pezzettino dritto, stare attenti alle radici, e poi dentro nel muro, qui c'è il muro. Adesso volevo far vedere bene, si arriva da questo percorso, che da questo tratto che è bello tirato a lucido, ovviamente ragazzi qui si scivola, qui, però non si può fare un'autostrada. Arrivando da qui c'è questo bel rinforzo, quindi fatto a modo, e ci si butta qua dentro nel muro. Questo è uno dei muri più temuti del sentiero, l'hanno rinforzato bene là sotto, si può fare anche piano piano, come adesso vi faccio vedere, anche piano piano partendo da qui. È ovvio che la cosa migliore è arrivare un po' tranquilli, lasciando scorrere la bicicletta e andando giù nel muro, ma se uno è indeciso si ferma a guardarlo un attimo, anche partendo da qui 2 metri è fattibilissimo, piano piano, ok? Vieni qua, ehi, vedi, piano piano si può partire tranquillamente da qui, andare giù piano piano, anche con i freni tirati tiene bene, è stato rinforzato tutto. Poi c'è questa curva che è stata anche pulita, quindi la linea principale c'è, ben visibile. Poi si arriva alla famosa presa dell'acqua, che dà il nome al sentiero. Ovviamente è roba vecchia, eh? E questo, diciamo che siamo a metà sentiero. Qui abbiamo la presa dell'acqua delle Silve, che dà nome al sentiero. In fondo si vede il lago, quindi qui si può dire che siamo a metà sentiero. Ma il pezzo difficile non è ancora arrivato, perché sono i due ripidi qua sotto che teoricamente sono stati modificati. Quindi andiamo a vedere e vediamo un po' le modifiche che sono state fatte. 2 o 3 curve un po' stronzine c'erano. Ma esci là? Dove sarà andata? Si parte da qui e già si vede che è stato ben pulito qua. Questa era un po' così, ma non c'è pendenze, e poi si va dentro di qui dove c'era una curva che è qui, lasciava un po' il tempo che trova.
Adesso ci si butta dentro, però c'è la sponda e riesci bene 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 a farla. Qui altra curva a gomito per andare sulla curva più stronza di tutto il sentiero, che era questa qua, ed era piena di sassi. Adesso, come si vede, ecco, qua si vede benissimo, è stata pulita ed è una figata. Quindi si entra dentro subito nella seconda. Adesso ve la faccio vedere bene. Eccola qua, questa è stata bella raschiata. Guardate che anche a piedi è faticoso andare su. Questa era la curva che rompeva veramente i coglioni, perché comunque era tutta di questo materiale qui. Qui avevamo tutti questi sassi, tutta questa ghiaia. Hanno fatto, guardate che lavoro, veramente un gran lavoro, segnalata bene. Diciamo che adesso molto più semplice, c'è una buona pendenza perché da lì la bici è già laggiù, quindi è un bel lavoro e mi sa anche un bel impegno, perché si fa fatica a stare in piedi qui. Adesso io a piedi faccio molta più fatica che con la bicicletta a scendere, tant'è tra un po' mi ammazzo. Adesso lì c'è l'altro muro e già che ci siamo lo andiamo a guardare, visto che è stato cambiato. Già si vede in fondo che è stato cambiato e c'è una curva con dei rami a segnalare per tagliare la curva a gomito e essere già messi bene per l'altra curva. Andiamo a provarlo. Adesso andiamo piano piano, passa un po' vicino all'albero. Vabbè, 100.000 volte meglio. Guarda che roba, bello. Sì, anche il saltino lì evita proprio, passa davanti a un albero e evita proprio il pezzo brutto di quella curva. E questo è il pezzo finale che non dovrebbe essere cambiato, infatti è solamente rastrellato, ma questo è un pezzettino dritto e si può anche lasciare i freni, si arriva tranquillamente. Bello, andiamo a rifarcelo. Beh, che dire, un lavorone grandissimo. Era uno dei sentieri un po' più wild, no? della zona, quindi era poco anche trafficato. 4-5 accorgimenti di quelli tosti, ma da lavoro, lavoro veramente pesante. Quindi Leonardo, Lorenzo, Jacopo e Andrea, super lavoro, grazie tantissimo. E abbiamo un altro sentiero da utilizzare un po' più spesso. È sfondato, accorgimenti giusti nel cambio delle linee, anticipato qualche curva un po' troppo, diciamo, a gomito, che era un po' esposta. Quindi veramente sentierone bellissimo. Ricordatevi, se siete in zona, sentiero delle Silve, devo dire che è un sentiero che può insegnare. Poi di fianco c'è il capriolo che abbiamo visto, andremo a rivedere magari nei punti salienti anche quello, ma è molto più semplice come percorso. Una bella zona, due sentieri tirati a lucido, e sicuramente ce ne sarà un terzo che sappiamo già dov'è e dobbiamo andare a tirarlo a lucido. Mi piacerebbe prendere parte ai lavori, perché ci sono sempre stato nei lavori. Adesso è un periodo un po' di lavoro, ma negozio col sito, ricordatevi che sul sito ci sono gli sconti natalizi. Detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, e occhio che giovedì c'è il talk. Aspetta, io devo andare piano all'inizio. Ehi! Andiamo, dai! È finita. Va! Brava! Brava! No.